negli ultimi anni, se comunque una roba vai un po' in quella direzione a cercarla, prima o poi qualcosa arriva. Sì. L'importante è non star fermi. Come diceva mio prof, l'importante è fare. Benvenuti in una nuova puntata di Umano, il podcast che parla di persone che hanno creato il lavoro dei propri sogni oppure, accanto ad un lavoro apparentemente normale, hanno creato qualcosa di straordinario. In questa seconda puntata ho l'onore e il piacere di avere con me un amico, un artista, e quindi vi presento questa sera Andrea Pedro Pedretti. Ciao Pedro, Marco. Come stai? Piacere, bene, benone. Benone. Tra l'altro stasera ci siamo concessi il lusso, bisogna dire la verità, di bere una birretta, perché ci dava fastidio senza. E quindi... No, secca la vola. Esatto, come si fa a parlare per... È un casino. Tra l'altro... vedete sul tavolo, oltre a Newton, che è sempre con noi nelle nostre puntate, oltre alle birrette, l'acqua, un'opera di Andrea, perché Pedro è qua stasera, ma l'ho voluto invitare perché ci siamo conosciuti per caso, come tutte le migliori conoscenze, e ci siamo conosciuti proprio perché ho visto in quel caso stava dipingendo, poi ci siamo conosciuti e appunto lui appunto è un artista e allora gli faccio: ma Pedro, ma volevo un po' capire, parlare con te di come nasce tutto questo percorso, e quindi volevo, mi piaceva il fatto che tu raccontassi la tua storia, anche perché io la so fino a un certo punto. Ok, e quindi... ma non l'ho mai raccontata tutta. Esatto, era una buona occasione. Da dove nasce questa tua passione? La passione della scultura nasce perché da piccolo, bene o male, ho sempre un po' disegnato, ho fatto disegni per amici, non amici, ho fatto anche robe un po' artistiche in casa e tutto, e dopo ho sempre fatto vari lavori nella mia vita, finché a un certo punto ho detto, pensiamo a qualcosa di un po' più personale, magari una svolta, un qualcosa, e un po' vicissitudini personali, un po' i lavori saltati, ho deciso di riprendere in mano un po' un sogno che avevo lasciato lì in un cassettino a casa, che era un po' l'idea di fare il liceo artistico. Alla fine, alle medie, volevo fare il liceo artistico, sono finito a fare agraria. Infatti non hai fatto almeno bellissimo, dal comunque liceo. È stata un'esperienza particolare anche fare l'istituto agrario, dei bei ricordi con i professori, i compagni, anche bidelli e tutto. E da lì sono andato avanti a lavorare, finché a un certo punto mi è rigirato ancora un po' sto sogno che era rimasto lì, e allora mi sono deciso di iscrivermi all'Accademia di Belle Arti, un po' per pittura, non pittura, sono andato a Brescia, e da lì un po'... Diciamo che ho iniziato a mettere le mani in pasta proprio nella scultura. All'inizio avevo un professore che faceva tanto terracotta, ghilardi, di qua della Lombardia, faceva tante robe, tante sculture in terracotta, cioè i primi corsi erano proprio con le mani nella terra. Ok. E da lì ho visto che comunque mi prendevo bene, mi piaceva l'idea di far crescere qualcosa, di creare qualcosa con le mie mani, oltre che a pitturare, disegnare. Allora ho cercato un po' di deviare più sulla scultura, no? Finché, ho iniziato un po' a conoscere vari materiali, dalla terra, non terra, poi ho avuto degli altri professori che mi hanno insegnato altre tecniche, non tecniche, dalla fonderia al filo, non filo, usare vari materiali, e poi ho scoperto questo filo di ferro che è presente in tante delle mie opere e sculture, ho preso un po' gusto con questo filo di ferro. Volevo fare un passo indietro, volevo chiederti, tu tra l'altro non sei partito subito, dicevi hai fatto l'istituto agrario e quindi non sei partito subito dal liceo artistico, e a una certa invece è riscattata, chiamiamola passione, come dici tu, giusto, hai riaperto un cassetto, un cassetto e hai tirato fuori. È riuscito, dopo anche prima diciamo che ho comunque sempre collaborato con cose artistiche, tipo anche fare, organizzare eventi. Infatti volevo chiederti proprio questa cosa qua, festival, cioè, tu musicale. Facevi di lavoro un'altra cosa, ma invece hai sempre avuto questa passione qua. E per esempio, quindi mi dicevi, organizzavi un festival, ma cioè, che festival era così? Era tipo un festival della birra abbastanza conosciuto qua in Bergamasca, ad Almeno, San Bartolomeo. E abbiamo fatto anche tanta beneficenza in Sud America, dopo io ho sempre
Da giovane ho collaborato tanto con Operazione Mato Grosso, il volontariato qua locale, quindi poi però l'abbiamo. Era per beneficenza, cioè Era organizzate una festa il per festival beneficenza. andava in beneficenza ed è Ok. voluto quasi sia a istituzioni locali che all'Operazione Mato Grosso in Sud America. Da lì comunque ho sempre avuto un po' sta roba di cercare nel ferro, non ferro, robe vecchie, tenere in parte, risistemarle, ridargli un po' vita. E diciamo che adesso anche nelle sculture mi ci ritrovo molto perché tipo tanti cerchi vado a recuperarli a mercatini, non mercatini, sono i cerchi vecchi delle ruote dei carri di legno di una volta, magari recupero materiali che vanno un po' buttati. Certo. Come tipo le ultime maschere, sto facendo anche un altro tipo di lavoro con delle maschere, sto recuperando un po' tutte le resine d'avanzo dei murales che stiamo Certo. facendo. E comunque, piuttosto di buttarvi una roba, mi fa piacere anche vederla recuperata e dargli un valore in più aggiunto al materiale che andrebbe buttato. Trasformare un qualcosa che per nessuno, che per qualcuno magari non vale niente, perché giustamente è Sì. materiale di scarto, invece diventa un qualcosa E di diciamo che nuovo. un po' sta roba me la sono sempre portata dietro un po' da Mato Grosso, non Mato Grosso, da eventi, non eventi, raccolte Certo. ferro. Sono tutte un po' esperienze che ti porti dietro nella Chiaro. vita, come i vari materiali che uso arrivano magari dai vari lavori che ho fatto prima. Ma qui che esatto volevo chiederti, ma che lavoro hai fatto tra l'altro prima? E un po' tanti. Ho cambiato vari lavori da giardiniere a demolizioni, taglio cemento, traslochi, montaggi, fiere, mobili. Proprio È una vita in giro. esatto. Infatti tante volte quando ne parliamo, che ci troviamo tra l'altro noi, appunto ci capita di lavorare insieme e ogni tanto ti dico, ma Pedro cosa fai questa settimana? No, sono preso, c'è un Preso, sacco di roba da sempre da fare. fare. Ma va bene, nel senso cerco di ricavarmi anche il tempo mio personale per fare queste cose, perché comunque è una roba che mi fa piacere, mi fa star bene. Alla Certo. fine si cerca di fare una roba per star bene, per star meglio. Alla fine l'idea è nata da lì, poi è tutto un in divenire, nel senso un passo alla volta scopriamo. Chiaro. Ma infatti volevo chiederti la cosa è, a un certo punto, appunto, stai facendo un tot di lavori e poi dov'è che scatta il fatto di dire, ok, adesso mi fermo, mi prendo del tempo e inizio a studiare, cioè rinizio o riprendo, inventa una Riprendo, cosa e mi iscrivo in accademia. cerchi di ricavarti il tempo e magari tagliare da altre parti o comunque cercare di impegnarti, anche perché comunque nel senso non c'ho più 20 anni, c'ho una certa età, quindi inizi anche un po' a pensare a quello che vuoi fare, Certo. no? Alla fine è un po' nata così il tutto. Ma poi non è che lo fai per il fatto di voler guadagnare, voler farti vedere, lo fai Si per nasce da comunque lasciare qualcosa agli un'esigenza, altri. chiaro. Alla fine un artista lo fa anche perché, e nel senso non lo fa per sé, lo fa anche un po' per gli altri, Certo, per lasciare chiaro, qualcosa. L'idea è quella, dopo vediamo pian piano. chiaro, chiaro. Sì, Fino a 5-6 anni fa manco ci pensavo, adesso pian piano faccio sculture da piccole a 1 metro, 2 metri Esatto, e la infatti roba è quello sempre che. entusiasmante, ti gasa, ti Certo, carica. esatto, ma perché la cosa infatti che mi piaceva capire era proprio questo, il fatto che a un certo punto stavi facendo qualcos'altro e ti si riaccende una scintilla, ma c'è stata una cosa in particolare che ha fatto È riaccendere. un po' era saltato un lavoro, non lavoro, mi sono fatto un po' di domande, mi sono fermato, alcuni problemi un po' di salute e alla fine Cioè, ti eri partito. ho preso un po' sto periodo riflessivo, dopo sono partito e ho ripreso un po' fiato, Che diciamo, è storia, andata un ma po' tra così. l'altro, e come mai invece c'è un motivo per cui spesso nelle tue opere, io appunto ho avuto il piacere di un po' di Di fotografarne, un fotografarle. po' di venirti a vedere, ritorna sempre il ferro. E come mai, se c'è un motivo magari, per cui usi spesso il ferro nelle tue opere? Il Tra l'altro, aspetta, ferro, il filo di ferro. Sì, vai. facciamo uno Ferro, il switch tra i filo di due ferro me ferri. l'ha presentato una mia prof, Viveca Assenberg, che è un'artista, fa scultura anche lei, qui di Bergamo. Ok. E me l'aveva presentato come un antistress. E da lì, boh, si è aperto un mondo, nel senso, si vede che avevo tanto stress accumulato, dovevo un po' fare sfogarmi, però, boh, mi ci sono ritrovato un po' sul materiale, sulla freddezza, sulla capacità anche di, boh, di
eseguire una roba con le mie mani proprio, non uso tanti materiali. Magari neanche tanti strumenti. Gli strumenti, uso le mani, certo. Dopo vabbè certo la saldatura, non saldatura, pian piano si impara. Chiaro. Da una cosa arriva l'altra e dopo provi varie idee, provi vari materiali, dal ferro ho trovato dei fili di rame, non rame. È tutta una, diciamo, un gioco. Certo, alla fine. Sì, sì, un esperimento. No, chiaro, chiaro, chiaro. Poi comunque sono tanti materiali che ho avuto anche a che fare durante il lavoro, dal legno, non legno, al cemento che facevo in cantiere, non cantiere, quindi un po' te li porti sempre dietro, riescono nella tua manualità, diciamo. Sì, sì, questa cosa qua, quando ci penso, che mi capita, che diciamo, guardo le tue opere e dico, cioè io non, per esempio, non sarei in grado di lavorare, ma neanche proprio non lavorare al di là del fatto della questione artistica, sarei in difficoltà magari a prendere in mano, che so, del cemento piuttosto che il fil di ferro e dire adesso mi metto a, perché è proprio fuori, lontano dalla mia visione, mentre invece al di là delle opere, scusami, degli studi artistici che hai fatto, a un certo punto è proprio quello che dici tu, cioè il fatto che il tuo lavoro, il fatto di averli sempre usati, non è un, è un materiale che ti è affino, cioè è un materiale vicino e quindi sì, è che tuo. Ti sei abituato, esatto, a vederlo, averlo anche in casa, in laboratorio, certo, che sono i classici materiali che hai, che magari cerchi di recuperare da sgomberi, traslochi o, che so, il vicino di casa che butta via qualcosa di vecchio che te lo regala, certo, perché certo. Ci sono, dopo ho trovato anche tanta gente che mi ha regalato cose, adesso c'ho gente del paese che mi porta i cerchi, non cerchi, le robe vecchie. Oh, c'ho del ferro, lo vuoi? Vieni a vederlo. Fa piacere. Ma poi vabbè, c'è anche tutta una serie di disegni, non disegni, preparatori dietro. Certo. Lo sposto di qua, perché ho paura che... Vai, tranquillo. Se noti. Idee. Okay. Le idee, poi devi farle un po' arrivare disegnando e schizzando. Boh, la sera, di giorno, non c'è certo. Un orario preciso. Sì, quando ti vengono viene in mente, le butti un po' giù. E dopo si cerca di... Tra l'altro io sono venuto una volta a un tuo... A proposito di questo fatto di... che dicevi prima, no? Di crescere e di vedere il materiale che cresce, cioè l'opera che proprio ti cresce nelle mani. Mm. Ho avuto il piacere di venire con te a Inc, una serie che hai fatto, un tuo workshop, e è stato bellissimo vederti mentre prendevi, non so se era argilla, quella sera lì. Sì, sì, argilla. E era spaziale perché tu prendevi un blocco di argilla e dopo la cosa proprio ti cresceva nelle mani. Devi, cioè, sì. Sembrava quasi venisse tra il venir fuori, tra il fatto che venisse fuori dal blocco e invece che proprio si costruisse, cioè crescesse come se fosse una cosa viva, no? E era spaziale vederti fare quella cosa lì. Anche all'inizio scoprirlo è stato una roba abbastanza esagerata, certo. Cioè, nel senso, non me l'aspettavo di riuscire a fare anche con la terra scultore da un metro e mezzo, due. Se ti impegni, se metti un po' la testa, certo, ci arrivi. Devi da studiare, chiaramente. C'è da studiare e non bisogna sempre un po' imparare, sbagliare e imparare, alla fine così. Ma tra l'altro, secondo te il luogo, io so che appunto hai un laboratorio, tra l'altro è fantastico da vedere, come dici tu intanto è un po' un rebelot, però in realtà è bellissimo. Tu pensi che per esempio il luogo fa tanto secondo te? Ma sì, anche nel senso, io lavoro nella stalla, noi la chiamiamo la stalla, okay, che era la stalla vecchia dove c'erano gli animali, dove mio nonno negli anni 50 hanno vissuto, anche vivevano con gli animali in casa. Certo, sì, era così. Era così, chiaro. Era tipo l'albero degli zoccoli. Sì, sì, una realtà contadina, chiaro. E da lì, dopo, è rimasto il posto e pian piano ho iniziato a comprarmi i miei attrezzi da adolescente, un po' alla volta. E adesso fra un po' esco io perché non c'è più posto. Sì, vero. Di base è quello, però è molto creativo, nel senso... un posto terra terra, ancora vecchio rudere, però c'ho la mia corrente, c'ho le mie 4-5 cose che mi servono. Sì, è tutto, c'è tutto. E pian piano si crea. Che roba. Importante che c'è la radio e la musica dopo. E infatti anche lì, questo va tanto. Importante che c'è la radio. Questo fa tanto. E l'altra roba che invece appunto mi dicevi prima,
Invece adesso si sta quasi aprendo una nuova fase, mi dicevi. Tanto stasera mi hai regalato il tuo Portfolio delle portfolio, sculture. che tra l'altro sono stracontento perché alcune di queste foto appunto le abbiamo fatte Fatte insieme. insieme. E appunto perché hai preparato questo portfolio? Perché stai andando Perché a... continuo a studiare. Esatto. Abbiamo fatto i 3 anni di accademia, poi mi sono fermato un attimo per fare un po' di lavori, non lavori, fare delle opere. Adesso ho deciso di riprendere questo percorso, almeno da fare una magistrale di 5 anni, Ok, e dopo vedremo. quindi sono ancora 5 anni? No, sono due, perché ne ho Ok, fatti dobbiamo tre, arrivare a arrivo a 5, cinque, ne ok. mancano due. Che storia. E poi vediamo. Cioè, l'idea è anche di, cioè, comunque tenersi anche un po' nel giro. No, a parte il giro, comunque, tenere anche un po' la Vabbè, mente chiaro, attiva, il fatto di allenata, studiare aiuta. conoscere, vedere cose nuove, imparare. Alla Certo. fine è quello, se no va a finire che rimaniamo lì. Sì, no, chiaro, il fatto di continuare a sperimentare anche studiando di sicuro ti apre la mente Sì, su dopo. altre Vabbè, l'idea anche in un futuro magari di riuscire anche a insegnare, lasciarlo a qualcuno dopo. Perché comunque vabbè, impari a fare una roba, però è bello anche robe. trasmetterlo a un'altra Certo, persona e chiaro. lasciare qualcosa di sé anche agli altri. Cioè, alla fine, boh, l'idea un po' è quella, è nata da lì. Sì. E quindi l'obiettivo finale, nel senso una cosa bella, un sogno nel cassetto è questo qua. Oh sì, essere un po' felici, vediamo se riusciamo a essere, cioè arrivare a lavorare e vivere di questo, pian piano, Certo. con calma, diciamo che ci stiamo arrivando un po' anche con altri tipi di lavori, con altre esperienze, con le collaborazioni con i murales, col Baro, che hai già Certo, intervistato, esatto, tra l'altro è stato il mio e il primo ospite, primo tanto. ospite, quindi ci avevo comunque notato che negli ultimi anni, se comunque una roba vai un po' in quella direzione a cercarla, prima o poi qualcosa Sì, quello arriva. sì. No, L'importante è non star fermi. Come diceva mio prof, ma è l'importante è vero, eh. Io di fare. questo sono super convinto, ma lo vedo in quello che faccio nei video, ma in generale il fatto è quello appunto di non star fermi e di tendere sempre a un obiettivo. Cioè, se tu punti in una direzione, potrai sbagliare mille volte strada, ma prima o poi arriverai. Nel senso, è impossibile non Sì. arrivare. Stai andando lì, tu vuoi andare lì, quindi ci Arrivi, arrivi per prima o forza. poi. Certo. Oh, vabbè, nel percorso ci sono mostre, non E mostre, infatti era c'è. l'altra domanda che volevo farti. Tipo, allora tu per esempio queste opere qua, per esempio se uno volesse vederle, al di là del fatto che, allora se sei chiaramente su Instagram, lo Sì. lasciamo poi sotto, però sotto la puntata in descrizione trovate tutto, ma per esempio le mostre, in quel caso dico come, come Come succedono, funzionano, come come funzionano, succede. non ho idea di Vabbè, come... adesso un po' sono gli inizi, quindi magari tanti vanno tramite conoscenza, Ok. amicizie, club, tipo Link Club, circoli arci. Alcuni ho qualche amico organizzatore, critiche d'arte che organizzano mostre, mi invitano e pian piano conosci, giri, vedi gente, capisci anche un po' la gente cosa pensa. E c'è comunque il confronto è anche importante per capire un po' cosa fare, cosa Certo, il voler, feedback delle persone. se la gente capisce quello che vuoi trasmettere, quello che vuoi dire, sono tante robe che comunque fanno piacere, soprattutto in una mostra, ti metti in prima persona davanti a un'altra persona, devi essere anche un po' capace, uno, di spiegare quello che vuoi dire, e comunque fa piacere, dopo, oltretutto è un piacere personale, Certo, quello, sì, un assolutamente. minimo di ego c'è, nel Beh, senso, è però quello è normale. importante anche. Però è bello anche il fatto di confrontarsi, oltre che a vendere o trovare qualcuno che abbia il piacere di avere una tua scultura in casa. Sì, no, l'idea è proprio quello del fatto del confronto con le persone, Sì. penso che sia la cosa migliore, nel senso che tu, come dicevi, riesci a capire se la gente capisce il messaggio che vuoi trasmettere con una determinata Poi nel scultura o opera. senso, penso sia anche cambiato il rapporto che c'era una volta tra l'artista di studio che lavorava in casa, cioè se pensiamo ai tempi indietro, Van Gogh, i pittori che lavoravano sempre al chiuso, che stavano Certo. tanto da solo, cioè comunque la realtà adesso è diversa, devi comunque confrontarti, è cambiato tutto rispetto a Sì, 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 secoli sì. Ma fa. penso che Quindi sia una cosa l'artista buona. deve uscire dallo studio e stare tra la gente, conoscere la gente. Infatti anche la roba mi fa piacere perché
quando fai gli eventi nei paesi, noi paesini di montagna, paesi un po' più piccoli, conosci gente, paesi, vecchiettini, giochi a carte, il bianchino certo. insieme. Però comunque sono robe che ti rimangono, no? Ti certo, sì sì, è diventato completano la giornata di... e è bello anche il confronto con gli altri artisti. È un modo di vivere l'arte, cioè sì. di vivere anche, diciamo, con la scusa di essere lì con la tua mostra, conoscere le persone è un fatto di... Cioè io penso sempre che il fatto di conoscere le persone, continuare a parlare con la gente e conoscere come la pensano loro, sia delle tue opere ma in generale, aiuti tanto il fatto di aprire la mente e riuscire a creare qualcosa di nuovo. Perché se, come dici tu, stai sempre chiusa nella tua stanza a dipingere, sì, va bene, potrai avere tante ispirazioni, però non così come buttarti nel mondo. Diciamo che ti dà da stimolo, uno stimolo in sì, più, sì, ti dà, è forse e ti dà anche una carica emotiva in sì, più sì, per sì, lavorare, sì, sì. No? Una spinta, diciamo. Assolutamente. Ma tra l'altro invece una cosa che volevo chiederti, perché su Instagram ti chiami Rasta Arte. Perché una volta voi Rasta, voi dread, i Rasta e vabbè, dopo ha vinto la porta di gravità e l'età e sono vabbè, si sono spostati più, esatto. più in basso e sto facendo la barba, però... Però sì, per quello ho voluto un po' tenere quello perché era la mia pagina certo, iniziale, certo, allora storica. L'ho voluto tenere di ricordo. Assolutamente, assolutamente. E, altro adesso boom. Prossimi progetti che hai, al di là del fatto che della scuola, dei murales, ho in mente di fare delle sculture un po' più grandi, che già le sto facendo. Comunque, Beh, ho un paio di due o tre, è gigante quasi due metri. Che tipo Icaro, io avevo messo il movimento che girava, sì, certo. Sulle idee nuove magari di miscelare di più alcuni materiali diversi, tipo polome la terra, sono certo, tante sì, idee, sì, cementi, fare delle parti di rottura, riuscire a trovare il giusto equilibrio e mettere sì, tra più materiali, anche su altezze, ah, ok, di fare qualcosa di più, sì. Lì sarà un po' un problema... portarli in giro, dopo, esatto, sì, il carro sì. Un problema, no, però no, è fighissimo. Tra l'altro, appunto, se avete occasione di trovarli, a parte che vi invito tantissimo a seguire la pagina di Pedro, dove appunto ovviamente mette tu ogni volta che c'è una sua mostra, però appunto di andare a vederla, perché ci sono alcune opere, soprattutto se appunto avete la fortuna di andare ad una mostra dove porta, e io parlo di Icaro, che è questa opera molto grande, tra l'altro adesso poi magari vi metto una foto, potete vedere questa puntata appunto anche su YouTube e lì mettiamo appunto la foto. È un'opera molto alta, perché saranno appunto sono quasi due metri, sì, 1,90, esatto, 1,85 per sì. 50, cioè, 150 per 50 sì. C'è scritto. E, sì, però sì, ed è molto bella, al di là di questa, il fatto di vedere tutte queste opere, il fatto che abbiano delle grandezze diverse. Per esempio, quando le hai presentate all'ex carcere Sant'Agata in Città Alta, al di là del fatto che l'ambientazione era spaziale, era ed è dove, molto bello. È dove è stata scattata questa foto qui, sì. che appunto vi mettiamo, però sembrava più un percorso, cioè il fatto di entrare in un luogo e trovare delle opere che hanno un filo, perché comunque si nota chiaramente la mano dello stesso artista. E poi sembra che abbiano un filo conduttore l'uno con l'altra. Adesso non vi so spiegare, chiaramente non sono le mie. Però è molto bello il fatto di entrare, fare un giro e accorgersi che c'è qualcosa che le lega, e il fatto che non siano tutte banalmente della stessa dimensione e anche neanche con gli stessi materiali. Sì. Quella cosa lì ti resta. Poi, ripeto, non so spiegarla, quindi vi invito a vederle. Però è forte, perché ti accorgi che c'è una mano, quella di Pedro, che ti porta a fare un giro nel suo mondo, in questa cosa qua. E io sono, cioè, mi avevo piaciuta tanto, è stato strafigo, è stato bello, davvero davvero bello. E dopo sì, alla fine torna sempre il filo, gira esatto, rigira, è sempre una questione di un filo. Tra l'altro, no, davvero, davvero forte. Io, Pedro, ti ringrazio tantissimo di essere grazie stato a te, qua. Grazie a te, dell'ospitalità. Assolutamente. Della possibilità di... Anche della chiacchierata che
Non siamo mai forse entrati così nello specifico. Però è sempre visti un po' sul lavoro, esatto, o in giro. Esatto, sono sempre in mano, sempre con gli strumenti del mestiere. O se no a far foto. Esatto. Però no, è proprio bello. Ho fatto strapiacere. E quindi niente, vi invito assolutamente a seguire Pedro sulle sue pagine social, vi lascio tutte linkate qua sotto. E poi invece questa puntata la potete vedere su YouTube, potete ascoltarla su Spotify, Apple Podcast e tutti i vari, le varie piattaforme di streaming. E noi ci vediamo in una prossima... ci sentiamo chiaramente in una prossima puntata di Umano. Grazie ancora, è un super piacere. Grazie.